Avvicinare il mondo della ricerca e quello del lavoro, formare specialisti per il mondo del lavoro di oggi e di domani. All'Università di Milano Bicocca si è svolto il nono appuntamento del workshop Dottorato e Impresa dal titolo Formare alla ricerca e innovazione, il dottorato per la società 5.0. La giornata si è aperta con i saluti della rettrice Giovanna Iannantuoni e del prorettore vicario Marco Emilio Orlandi. Sì, oggi è una giornata molto importante per la scuola di dottorato. Abbiamo il nono workshop su dottorato e imprese. La formazione dottorale nel nostro Ateneo da 9 anni intraprende percorsi formativi congiunti con le imprese. Però direi che mai come negli ultimi 3 anni, grazie alla possibilità di mettere in campo idee e progetti grazie ai cofinanziamenti del PNRR sui dottorati innovativi, riusciamo a sviluppare quella che ormai è una formazione che è in accademia ma è anche in impresa, è alla ricerca ma anche all'innovazione responsabile. E oggi è anche occasione per un colloquio tra i coordinatori per presentare i corsi di dottorato e le ricerche che possono essere di interesse per una formazione condivisa con le aziende. Nell'ambito della giornata è stato presentato anche il nuovo corso di dottorato industriale Strategic Innovation for Sustainable and Smart Ecosystems. Si tratta di un dottorato industriale pensato, strutturato, pianificato insieme alle aziende che si sono consorziate. È un dottorato transdisciplinare, accoglie nel suo collegio docenti, referenti delle aziende e membri di diversi dipartimenti e di collegi del dottorato dell'Università di Milano Bicocca. Quest'anno avrà la possibilità di attivare 15 posizioni che si occuperanno di 4 aree tematiche molto diverse tra di loro, dal process innovation al product innovation, all'innovazione sociale e all'innovazione biomedica. La giornata è cominciata con una tavola rotonda, moderata da Walter Galbiati, vice direttore del quotidiano Repubblica, che ha visto tra gli ospiti Susanna Dorigoni, membro del CDA di A2A. Oggi la collaborazione tra impresa e azienda in formazione di capitale umano qualificato è più importante che mai. La domanda in azienda di personale con competenze multidisciplinari e specialistiche sta aumentando per via delle sfide importanti che la transizione energetica pone a tutto il mondo industriale, alle grandi così come alle piccole e medie imprese. E quindi questa collaborazione, soprattutto nella forma di dottorato industriale, costituisce, diciamo, una sorta di simbiosi mutualistica, perché consente alle aziende di accedere al mondo della ricerca, al mondo dell'innovazione e a coloro, agli studenti che vengono formati attraverso i corsi di dottorato, di entrare prima del loro ingresso vero e proprio in azienda nelle dinamiche aziendali.